continuiamo a parlare, a colloquiare di vino, di passioni, di storia. Stamani abbiamo fatto un percorso interessante attraverso le nostre aziende, poi abbiamo conosciuto dei produttori innovativi, dei prodotti anche di eccellenza, non solo di vino, e adesso ha raggiunti Giuseppe Salvini, che è il direttore generale della Camera di Commercio di Firenze. È un amico di AIS, un amico del mondo del vino. Come vedete non siamo soli, ne abbiamo tanti di amici che abbiamo conquistato solo presentando questa grande qualità che ha il vino toscano. Dottor Salvini è qui con noi, ma prima di raccontarci che cosa fa la struttura della Camera di Commercio per i vignaioli, voglio rivivere dalle sue parole un momento magico che ha vissuto l'AIS Toscana insieme a tutto il suo staff alla Camera di Commercio con Promo Firenze venerdì sera. Voi non c'eravate, noi eravamo impegnati in un grande momento di celebrazione del vino toscano. Sì, è stata, Marzia, un'emozione verissima. L'altra sera un'emozione pura vedere tutti i sommelier con, voglio dire, la livrea istituzionale a premiare 50 aziende che da 10 anni consecutivi sono recensite nella guida vite dell'Associazione Italiana Sommelier. È stata una serata magnifica, una serata all'insegna dei grandi vini, ecco, queste sì, 50 certo. Aziende, un po' la punta di diamante della grande qualità del vino toscano, una qualità che ci viene invidiata un po' in tutto il mondo, 58 denominazioni di origine in Toscana la dicono lunga sulla qualità del vino toscano. Ecco, la dice lunga anche il fatto che su 61.000 ettari coltivati a vigneto in Toscana il 95% sia bio e a denominazione di origine, quindi un vino di grandissima qualità che venerdì sera ha trovato un momento meraviglioso, ecco, di stare sotto i riflettori. Esatto, una celebrazione che aveva comunque un senso, non è stata una celebrazione fine a se stessa. Al di là del piacere di stare insieme tra associazioni che lavorano per il bene di una comunità in sostanza, ma è stato veramente importante ciò che ci ha portato a questa celebrazione. Mi riferisco alla Guida Vite. La Guida Vite, tutti voi sommelier, anche produttori, sapete bene di che cosa si tratta. È la guida che da 10 anni AIS Italia prepara, diciamo, redige, assaggiando ben 15.000 vini, mettendo in campo oltre 600 sommelier degustatori e 100 redattori. Questa è la guida nazionale, diciamo. Ma per la guida toscana è stata fatta questa selezione delle 50 aziende che hanno ricevuto in modo consecutivo per 10 anni le 4 viti. Quindi hanno dimostrato di avere una qualità costante nel tempo e di rispettare il lavoro di AIS perché mandano i loro vini per gli assaggi. Ma la Guida Vite ha anche un altro importante atu dalla sua. La maggior parte delle guide sono fatte da esperti, da giornalisti esperti di vino. Beh, le guide di AIS, sia questa Vite sia l'Eccellenza di Toscana che è stata presentata ieri qui, hanno una caratteristica diversa, che è quella di essere fatta, i vini sono assaggiati da sommelier degustatori preparati con un profilo chiaro, netto, che dà un codice di lettura per i vini. Ecco, questo è un grande lavoro che AIS ha fatto e il cui risultato l'abbiamo vissuto insieme venerdì. Sì. Abbiamo avuto tanti produttori importanti e lì la qualità poi l'avevamo sul tavolo. Sì, è proprio vero, e tra l'altro, ecco, il filo conduttore della serata è stata questa grande emozione. Emozione dei produttori che si sono visti riconoscere, ecco, questo premio, questa vite a testimonianza del loro impegno nella qualità. Ecco, è stata una serata veramente emozionante. Una serata che con Eccellenze di Toscana ieri sabato e oggi domenica chiude un po' un ciclo di 2 settimane che Regione Toscana e Camera di Commercio hanno voluto dedicare ai grandi vini toscani. Siamo partiti esattamente 2 settimane fa in Camera di Commercio con prima anteprima, le anteprime vini, quindi grandi vini toscani presentati in anteprima
ai giornalisti internazionali e ne sono venuti, Marzia, copiosissimi a Firenze. Certo. Ecco, concludiamo queste due settimane dedicate anche alle denominazioni minori, alla Val d'Orcia, alla Valdarno di Sopra, ovviamente al Chianti Classico. Le chiudiamo con questo evento meraviglioso, le Eccellenze di Toscana. Quindi due settimane intense, è un arrivederci a fra un mese, certo. A fra un mese, perché saremo di nuovo con al centro i grandi vini toscani il 10 e l'11 di aprile con il By Wine, una manifestazione dedicata, molto commerciale, dedicata a presentare i vini ai grandi buyers internazionali. Ne attendiamo oltre 250 da tanti paesi del mondo, di nuovo a Firenze, di nuovo ecco con questi grandi vini, questa grande eccellenza toscana. Ricordo sempre il vino che per noi toscani è passione, è tradizione e anche tanta fatica, ma è anche certo. Un grande fenomeno economico. 12.000 aziende sono coinvolte nella filiera del vino e i nostri eventi, fatti anche con AIS, come questa Eccellenza di Toscana, oppure con la Regione Toscana, tipo il By Wine, ecco, sono mirati a portare su una panoramica internazionale le piccole imprese. Le piccole imprese che magari non hanno tante occasioni di presentare le proprie eccellenze ai media, ai buyers internazionali, ecco, trovano in questi eventi la possibilità di presentare il meglio della loro produzione. Ecco, e qui da noi all'Eccellenza di Toscana ci sono i grandi vini, le grandi aziende, ma ci sono anche i piccoli produttori. Quindi noi ringraziamo Giuseppe Salvini, il direttore generale della Camera di Commercio di Firenze, innanzitutto per essere stato vicino ad AIS Toscana da sempre, per aver sposato il progetto dei 10 anni dell'Eccellenza di Toscana, l'evento appunto di venerdì, e per la passione che mette nel trasferire i progetti sul mondo del vino, sia da parte della Regione sia da parte della Camera di Commercio. Quindi grazie a Salvini, e noi continuiamo ancora a scoprire grandi e piccoli produttori della nostra Regione, tutti sullo stesso binario, legati da una passione infinita per la qualità. Grazie a voi che siete ambasciatori straordinari come AIS, come sommelier dei grandi vini toscani. Narrate in maniera mirabile non solo il vino ma anche un territorio. Quindi grazie, grazie di cuore. Grazie.